ubriacato sole, ma sono ubriacato tu. Signor notaio, c'è il signor Willy per lei sul privato. Ah, grazie. Pronto, principe? Come stai? Faccia da pirla! Bene, bene, e tu, notaio Puffo? Senti, ti volevo chiedere una cosa. Questa sera posso presentarmi al tuo baccanale con acclusa una gaffi, una roba turbo? Sempre in caccia, eh? Allora hai cuccato! Vabbè, comunque sei una partner, portala pure. Così almeno fai partner e salame. Faccia da pirla! Non siamo ancora partner. Comunque questa sera faccio scattare i veleni giusti. Uè, notaio, la ragazzina c'ha 17 anni. Di cognome fa Bisconti. Bisconti sarebbero conti due volte. No, dico, sto messo male. No, secondo te sto messo molto male. Guarda, malissimo. Comunque ci vediamo più tardi, eh? Ciao. Faccia da pirla! Buon compleanno, signor notaio. Grazie, Virginia. Ci vediamo domani, eh? Sì, ti confermo la cena questa sera a casa del notaio. Ti passo a prendere alle 20.55. Sarò in blazer blu, panta grigio ferro e naturalmente tots, regolarsi di conseguenza. Va bene, ciao amore, più tardi. Ciao meraviglia, ciao splendida. Mua, ciao. Pronto? Sì, era la piccola Bisconti. Sì, sì, era lei. Sono in fuga, in piedi sui pedali. Punto alla maglia rosa. Lo so, la bambina è tosta come il Pordoi, ma non c'è problema, sono in forma sbagliante. Scusa un attimo. Pronto? Cavaliere, finalmente, come va? Tutto bene? Ah, sei tu, Poppy? Ah sì, ti avevo riconosciuto subito. Manda, amore, sto imboccando Corso Europa, traffico scarso, velocità di crociera 90 km orari. Fra 5 minuti esatti inchiodo sotto il tuo portone, vado di tromba tre volte to track, ti presenti al volo. Rispondere al quesito, preferisci nastro tostissimo registrato alle penta oppure modulazione di frequenza? Ok, vado subito a cucare frequenza 105, temperatura a bordo 19 gradi, praticamente Marocco in primavera. Non male, non male. Uffa, io ai pranzi mi faccio due palle. Amanda, il prossimo pranzo lo facciamo a casa mia noi due soli. Madonna, come presto! Cosa ne diresti di fare una ricognizione in un night? Ma come presto? È tardissimo. Se i miei tornano a casa e non mi trovano, succede un casino. Ma come? Non mi dire che al daddy e alla mommy non hai ancora detto niente di noi due. Ma non sono mica demente. Se mamma scopre che sto con uno che ha 15 anni più di me, m'ammazza. T'ammazza? Bella tosta la mommy, eh? Yes. No, senti, mi sta bene che tu vai ancora a scuola. Mi stanno bene gli orari da coprifuoco, perfino i genitori dissidenti. Ma tu dalla pratica non ti puoi esimere. Ma quale pratica? La pratica materasso, Amanda. E dai, Willy. A quando la firma? Uffa, non lo so. E poi, lo sai che ancora non l'ho mai fatto? Devo pensarci. Ma io sì, puoi fidarti ciecamente. Sistema usato sicuro.